Ben ritrovati cari telespettatori di InfoCilento, nuovo appuntamento di Paese che vai, proloco che trovi. Ormai lo sapete, ogni settimana conosciamo le proloco che sono presenti sul nostro bel territorio e oggi conosceremo la proloco di Stella Cilento e lo faremo attraverso le parole del presidente Silvio Massanova, lo vedete già collegato con noi. Allora, buonasera Silvio, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Allora, dicevamo proloco ovviamente sappiamo tutti che hanno il compito anche di valorizzare, di promuovere il nostro territorio, ma facciamo un passo indietro proprio col conoscere la proloco di Stella Cilento, quando è nata e soprattutto quanti componenti ne fanno parte ad oggi. La Prologo di Stella Cilento nasce alla fine del 1990. Quindi ormai 35 anni fa quasi, e siamo circa una trentina. E il CDA è composto poi da 10 persone, ma i soci effettivi sono circa una trentina, più tante altre persone che comunque anche esternamente ci sostengono e ci danno una mano, insomma, nelle varie attività che organizziamo, ecco. Certo, quindi devo dire un bel gruppo. Tu dicevi una cosa importante, persone che vi aiutano e vi supportano in questo ovviamente progetto. Questo è un aspetto, credo, fondamentale, quello di lavorare in squadra e in sinergia. Quindi per quanto riguarda la vostra proloco, insomma, mi sembra di capire che c'è una bella collaborazione. Sì, infatti a me piace parlare di gruppo di lavoro. Poi adesso è toccato a me avere questa carica. Il presidente precedente l'ha ricoperta per 10 anni, ma eravamo comunque un gruppo di persone che diciamo, hanno a cuore la valorizzazione e la promozione del territorio comunale. Quindi in più ci sono tutta una serie di persone che ci aiutano, altre associazioni sul territorio. Ecco, io parlerei di gruppo di lavoro sul territorio che attraverso poi la Proloco o qualche altra associazione porta avanti tutta una serie di programmi, di progetti, di attività. Assolutamente, assolutamente, lo dicevamo, due parole chiave, quella della promozione, la valorizzazione e le attività, perché diciamolo, le proloco, ma anche le associazioni vivono proprio, no? Anche di eventi, di manifestazioni e quindi i progetti e i programmi sono tanti, ma prima ovviamente di parlare di quelli che sono stati anche insomma, gli eventi fatti quest'estate, faremo anche un bilancio, parliamo anche un po' di quelli che sono stati gli eventi fatti a Stella Cilento negli anni, insomma, se ce n'è qualcuno che ricordi con piacere, perché noi poi ovviamente vediamo l'evento confezionato, ma immagino che poi dietro ci sia un gran bel lavoro. Sì, ma alcune di queste manifestazioni sono presenti ancora oggi, quindi è facile parlare della Festa del Borgo, che quest'anno ha compiuto 20 anni, che organizziamo nella frazione San Giovanni, e la manifestazione invece di l'evento Puntaria, che è arrivato alla quinta edizione. E ce ne sono stati poi tanti, tanti altri nel corso degli anni, qualcuno magari tra virgolette scomparso, però abbiamo fatto veramente tante, tante cose, anche in sinergia con col comune, con l'amministrazione, con le varie amministrazioni comunali che si sono succedute. E sono stati davvero, davvero tanti. Quest'anno abbiamo avuto veramente tantissime presenze dall'1 al 4 agosto. E lo stesso vale per la Festa del Borgo che abbiamo organizzato dal 14 al 10 agosto, quindi è appena terminata. E siamo contenti, insomma, di come stanno andando le cose. Ecco, anticipavi un po' quella che poi sarebbe stata la mia domanda, perché volevo proprio parlare con te anche di questo, nel fare un bilancio di quest'estate, perché abbiamo un po' sentito quest'anno, no?
qualcuno dire che c'era stato un po' di calo di presenze nel nostro Cilento o comunque concentrate tutte in settimane strategiche dell'estate, eccetera. Invece mi sembra di capire che per quanto riguarda anche i vostri eventi, le vostre manifestazioni, c'è stato un bel riscontro da parte di cittadini, turisti, insomma, perché poi il bello è anche visitare i nostri borghi, noi che li viviamo, perché spesso non li conosciamo poi così bene. Sì, è assolutamente così. Anche noi avevamo sentito di queste voci e, a dire il vero, i nostri eventi non hanno risentito di questi aspetti. E anzi, abbiamo avuto, rispetto agli anni precedenti, sicuramente un incremento di presenze. Questo ci fa ben sperare per il futuro, insomma. Ma se volessimo proprio raccontare un po' ai nostri telespettatori anche quello che c'è proprio da visitare a Stella Cilento, facciamo un po' anche di sana, no? Pubblicità a quello che è il borgo bellissimo, ecco, proprio visto nell'ottica sempre della valorizzazione del territorio, perché magari anche chi vive nel Cilento non conosce le bellezze di Stella, quindi diciamo un po' cosa c'è da visitare, c'è tanto, però Silvio, illuminaci tu. In particolare io penserei subito alla Cappella di Sant'Antonio, restaurata una decina d'anni fa, una cappella del 600 con affreschi praticamente intatti. E c'è poi la chiesa del patrono, anzi le chiese anche delle altre frazioni che sono un patrimonio del nostro territorio, sono state conservate in discrete condizioni. E c'è poi tutta una serie anche di strutture private, qualcuna conservata bene, altre un po' meno, insomma, che però meritano una visita, ecco. Assolutamente, assolutamente sì, ma lo dicevamo, siamo più o meno agli sgoccioli di questa estate 2024, un bilancio lo abbiamo tracciato, tanti sono stati gli eventi che si sono svolti a Stella, ma tra un po' sarà autunno ed è anche il tempo per progettare, per programmare. Ecco, per quanto riguarda la Proloco di Stella, cosa bolle in pentola? Quali sono i progetti, insomma, che avete in mente o magari un tuo sogno nel cassetto che vorresti realizzare da presidente della Proloco? Ma noi, sono sincero, noi iniziamo a lavorare già tra qualche settimana a quella che sarà poi la programmazione di tutto l'anno. Cerchiamo di muoverci sempre con largo anticipo e cercheremo di consolidare le stazioni e di migliorarle, quelle ormai storiche del nostro territorio, che sono tre o quattro. E lavoriamo, penso, come tante altre proloco su progettazione, su bandi che possono darci delle possibilità che altrimenti, insomma, sono difficili poi da reperire. Certo, e a proposito proprio di bandi, di fondi, spesso sentiamo parlare, c'è un po' di contraddizione in questo senso, ovviamente ci sono i pro e i contro come in tutte le cose, immagino che anche per voi che comunque organizzate quelle che sono poi le manifestazioni, non è sempre semplice intercettare anche insomma, fondi o partecipare a questi bandi. Ecco, secondo te cos'è che manca nel nostro Cilento? Perché poi abbiamo tantissime bellezze, ma spesso incontriamo anche delle criticità, un po' anche per quanto riguarda la viabilità, le strade, c'è sempre qualcosa che poi, no? E non va. Ecco, secondo te cosa si dovrebbe fare? Una tua opinione personale, ovviamente non siamo qui per dire nulla di nuovo perché purtroppo lo sappiamo, però una tua opinione in merito. Magari c'è bisogno delle volte anche di un po' di coraggio, di un po' di affidarsi magari anche a dei professionisti che sappiano muoversi in determinati ambienti, con meno improvvisazione, se vogliamo, in alcuni casi. Però io sto vedendo comunque tanti passi in avanti e tanti giovani che stanno ritornando sul territorio e questo è importantissimo. Questo è un segnale che io non sottovaluterei, ecco. No, sono assolutamente d'accordo, questo è un bel messaggio, è proprio il caso di dire che tanto è stato fatto, ma tanto ancora
c'è da fare, ma sicuramente con idee nuove si può arrivare molto, molto lontano. E allora ci avviamo alla conclusione di questa bella chiacchierata. Silvio, volevo ricordare con te un po' quelle che sono i vostri riferimenti anche sui social, dove possono trovarvi e così da restare sempre aggiornati ovviamente sulle attività della vostra Proloco. Sì, noi abbiamo social, Instagram, Facebook, è facilissimo contattarci e chiederci qualsiasi informazione, insomma. Bene, e allora abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, purtroppo, ma è stato un piacere ospitarti. Grazie per averci raccontato, della vostra Proloco. Noi ovviamente continueremo a tenerci aggiornati sui vostri eventi e sarà sempre un piacere ospitarvi qui su InfoCilento. Grazie a voi. E allora io ringrazio il presidente della Proloco di Stella Cilento, Silvio Massanova, per essere stato qui con noi. Termina qui questa nuova puntata di Paese che vai, Proloco che trovi, e do appuntamento al prossimo venerdì. Grazie per averci seguito.